tutti i complimenti al dottor Brunelli e al dottor Verucchi per questa opera d'arte. Dal punto di vista architettonico mi è piaciuto il richiamo alla cascina lombarda, il legno che è un elemento di arredo, anzi non solo di arredo strutturale, proprio delle nostre vecchie cascine, la tradizione lombarda. Quando ci sono iniziative come questa, di solito la pubblica amministrazione riesce a bloccare, non a favorire. Sono tantissime le procedure che sono richieste, la VIA, la VAS, valutazione di impatto ambientale strategico, di impatto ambientale di altro tipo. Sono procedure europee, non ce le siamo inventate noi. Compito nostro della pubblica amministrazione, regione e comuni, è quello di valutare se ci sono le condizioni ambientali, se ci sono le condizioni strutturali di compatibilità e poi accelerare i tempi. Ecco, direi che 15 anni, 16 anni sono stati molto lunghi, ma alla fine l'opera è stata realizzata. Ed è stata realizzata, e di questo sono molto soddisfatto, con due cose che a me stanno molto a cuore. Primo è il consenso del territorio attraverso i sindaci, che sono quelli che rappresentano il territorio. Ci sono i comitati del no per tutto, l'abbiamo visto con Expo, ma i sindaci che sono eletti e rappresentano i cittadini, se dicono di sì alla fine perché sono convinti, perché ci sono le opere compensative, per esempio, compensano l'impatto sul territorio, e questo è avvenuto. Il dialogo col territorio, Brunelli l'ha fatto e alla fine c'è il consenso del territorio, prima cosa. Seconda cosa, mi piace il fatto che qui si sia recuperata un'area industriale dismessa. È stato detto dall'architetto De Lucchi, bisogna fare questo e non toccare i terreni agricoli. La Lombardia è la prima regione agricola italiana, giusto? E noi abbiamo fatto proprio una legge l'anno scorso che dice questo, una legge contro il consumo del suolo. I comuni che vogliono realizzare strutture come queste o anche più piccole, prima di prendere un terreno agricolo devono usare un'area industriale dismessa o recuperare i centri storici abbandonati. Costa di più, certo, ma è la cosa giusta da fare. Noi diciamo, abbiamo preso spunto proprio da questa iniziativa per fare la nostra legge, perché abbiamo visto che un'area industriale dismessa, abbandonata come questa, poteva diventare una grande opera del futuro. Quindi ringrazio dottor Brunelli anche perché ci ha un po' ispirato, diciamo così, nel realizzare, nell'approvare la legge regionale, siamo l'unica regione ad averlo, contro il consumo del suolo, o meglio, per un migliore e più razionale utilizzo del suolo. L'ultima cosa, è stato fatto riferimento ad Expo, che è un'area qua vicino, e immagino che ci possa essere un qualche collegamento nello sviluppo dell'area che ospiterà tanti giovani, appunto, e qui la pista, e poi anche se il dottor Brunelli, non lo so, costruire una bella piscina.